Allora, quello che vi propongo oggi è un confronto tra due pesi massimi dell'arte, cioè due campioni, Bernini, Gian Lorenzo Bernini, esponente del barocco, e Antonio Canova, esponente della scultura neoclassica. Sono tutti e due scultori, quindi si affrontano sullo stesso ring, ovviamente ognuno in maniera diversa. Ho scelto per iniziare questo confronto abbastanza complesso, che alla fine poi mi rimarrà questa domanda: chi è il migliore? Io non mi sono ancora dato una risposta, perché dove uno sferra un colpo, l'altro l'attutisce e risponde egregiamente, quindi non è facile. Da una parte abbiamo l'estasi di Santa Teresa, che si trova, è stata realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel 1647, dal 1647 al 1653. E dall'altra abbiamo l'opera di Antonio Canova, appunto, Amore, Psiche, Stanti, del 1797, e si trova, questa coppia si trova, quest'opera si trova al Louvre. E da una parte abbiamo un tema biblico, la santa che riceve, ha questa visione divina, quindi lo Spirito Santo la travolge, e dall'altra invece abbiamo una cosa molto più delicata, proprio l'amore tra la ragione e il sentimento, qualcosa di straordinario nella storia dell'arte, ma anche in generale della vita, della filosofia, della cultura, della letteratura. Ricordatevi che il neoclassicismo ha ispirato non è solo un movimento artistico, ma soprattutto letterario, e Canova ha come suo contraltare, si dice, come figura di riferimento nella scrittura, Ugo Foscolo. Ma questo lo vedremo in seguito. Allora, andiamo per ordine. La costruzione della Cappella Cornaro avviene su richiesta del cardinale veneziano Federico Cornaro, che incarica il Bernini di realizzare la cappella funeraria per la sua famiglia nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria della Vittoria. Il testo di riferimento è Oltre lo sguardo di Milena Braga e Luigi Recalcati, che utilizzo dell'Electa Scuola. Questa commissione che viene fatta per l'artista viene fatta per esaltare la potenza del pontefice, al nuovo pontefice Innocenzo X, successore di Papa Urbano VIII, suo grande ammiratore. E qui abbiamo una scena veramente teatrale. Avete visto come la santa è adagiata su questa nuvola che da mattina è sospesa, ma è come un piedistallo che la rialza e attira lo sguardo dello spettatore. Una piccola finestra in alto, provoca una sorta di luce naturale che poi si riflette su quelli che si chiamano strali, cioè i raggi del sole, i raggi della luce divina in questo caso, che vengono realizzati con delle. Gli assi di legno lavorati, dipinte appunto d'oro. E questa è una straordinaria cosa che lui, anche questo è spettacolare, cioè che abbia materializzato qualcosa che è astratto come la luce. Si tratta di un vero e piccolo proprio teatro, praticamente questa è la scena principale, e in una fiancata laterale c'è proprio la stessa famiglia che dai palchetti osservano la scena. E si chiedono l'uno con l'altro cosa stia accadendo, cioè come se fossero proprio a teatro. E in questa piccola scena della famiglia Cornaro che assiste, ci sono anche tantissimi materiali che fa capire che Bernini non si spreca a usare diversi materiali che rendano l'effetto ancora più evidente della potenza, della gloria, dell'eleganza, ricordate, esagerazione. Esuberanza è la caratteristica del barocco. Infatti, tra i materiali ci sono colonne di breccia africana, lesene di verde di Tessaglia, lastre di giallo di Numidia, pannelli di Aquitania screziati, i palchetti del nero del Belgio, il rosso di Francia e l'alabastro di Sicilia. Cioè, non si è fatto proprio scappare nulla. Ve l'ho detto che sono i due pesi massimi. E ancora non abbiamo detto niente del vero e proprio capolavoro. Allora, tutto questo vi fa capire che Bernini non è solo uno scultore, ma è uno scenografo, quindi crea la scena, crea tutto quello che serve alla scena per rendere i suoi protagonisti degli attori. Guardate quest'angelo che con questa freccia, col sorrisetto beffardo, sta per colpire la santa. Che cosa c'entra una freccia dorata? C'è una sorta di associazione con l'idea di amore del dio pagano che colpiva
con una freccia faceva innamorare gli esseri umani. Apparentemente si può pensare a questa associazione, ma in realtà anche il testo stesso vi riporta una visione che ha avuto Santa Teresa. Vi leggo cosa dice. In questa visione lei vede appunto l'angelo, praticamente Dio si manifesta a lei sotto forma di un angelo che la trafigge il cuore con questa freccia. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me la configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere. E quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere quei gemiti di cui ho parlato, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme cuore, che non c'era da desiderarne la fine, nell'anima poteva appagarsi l'altro che il Dio. Quindi vedete, è proprio lei che racconta di questa strana, di questa emozione folgorante, e che sia folgorante e coinvolgente lo sottolineano l'espressione del viso, la bocca aperta, la testa reclinata all'indietro, il corpo che si adagia, si abbandona quasi a questa nuvola, il panneggio che va da tutte le parti, ci sono questi panneggi, ricordate, ci sono le pieghe del vestito che sembrano un po' svolazzare per il vento e sono tutte scompigliate. Quindi cosa succede? Che questa è una sorta di passione forte, un'espressione mistica resa attraverso non solo la scena, ma questo coinvolgimento emotivo si vede in tutti gli elementi che noi guardiamo. La scena sembra addirittura sospesa, è perché c'è questa nuvola che la rende al di sopra di tutta la struttura, c'è anche un piedistallo, e poi tutta la nostra attenzione va su quella luce che si riflette, quindi proprio sono i protagonisti della scena. Sicuramente i gesti e le pose sono studiati, vuol dire che sono stati fatti apposta per darci questa emozione. E i raggi dorati servono proprio a collegare la terra dal cielo, rendere una sorta di come se fosse un faretto, un faro puntato sulla scena. E questo è quello che farà poi Caravaggio, che ha fatto Caravaggio in pittura. Lo realizza bene in scultura, c'è cioè la luce che fa da fascio, che individua la scena fondamentale. Le figure sono corpose, sono morbide, abbiamo questi pianeggi, le linee sono ondulate, ma anche spezzate per esempio in alcuni punti della roccia, in alcuni punti delle pieghe. Il marmo è candido e bello, lavorato alla superficie fino a diventare liscia, questo è un elemento comune a Canova. La maestria, la grandezza, l'abilità con cui realizza questo realismo, guardate anche le ali dell'angelo, la veste che avvolge questo angelo, i riccioli dei suoi capelli, tutto in Santa Teresa può esprimere l'abbandono e lo sfinimento e l'estasi. Il volto, vi leggo la descrizione del libro, il volto diverso con gli occhi socchiusi e la bocca aperta, il corpo semisdraiato, i bracci e la gamba lasciati cadere pesantemente. L'angelo sorride perché sa che le ferite che sta infliggendo sono in realtà la fiamma dell'amore divino, quindi sa che non soffrirà, no? Quando è l'amore di Dio, quindi sorride perché sa che sarà felice. Circa 20 anni dopo, vi dice il testo, c'è un riferimento ad un altro personaggio che è Ludovica Albertoni, che verrà rappresentata sdraiata con una posa molto simile a questa. E adesso pronto sull'altro ring troviamo invece il nostro Canova con Amore e Psiche Stanti. Tutta la storia di Amore e Psiche la vedremo in realtà più avanti con un altro complesso, perché complesso si intende un insieme, una scultura formata da più personaggi. E questo è molto bello, questa scena, proprio perché questi due soggetti sono Amore, il ragazzo appunto che vediamo a destra, essendo una divinità rappresentato totalmente nudo, e lei invece una divinità femminile, quindi è parzialmente vestita, un po' come veniva rappresentata anche Venere. E in questo caso praticamente notiamo che questi sono tutte e due in piedi. La fanciulla è vagamente coperta da questa gonna e da questo panneggio. E cosa succede? Che c'è una sorta di innocenza,
perché appoggia Psiche sulla mano di amore una farfalla. La farfalla è un simbolo in realtà, perché sarebbe il simbolo dell'anima, e quindi c'è questo dono della propria anima ad amore. Tra l'altro è bello anche il significato dei nomi stessi, psiche, intelletto e amore, quindi c'è il discorso di psiche che è intelletto ma è anche l'anima, e questo legame tra l'amore e la ragione, legame tra l'intelletto e la ragione. Ma guardate, anche qui abbiamo le forme molto levigate, la superficie è levigatissima, i corpi sono proporzionati, ricordatevi lo stile classico, il neoclassico vuol dire riscoperta del classicismo, quindi ci sono sia l'equilibrio di Policleto, la perfezione del corpo, la proporzione, però l'esasperazione della santa di Bernini qui scompare, qui è tutto delicato, trattenuto, perché è la caratteristica del neoclassicismo, l'equilibrio, una delicatezza, la stessa delicatezza delle ali di farfalla, cioè addirittura realizzare in scultura un oggetto così sottile come una farfalla, un insetto che vola che è sottilissimo. Tutto questo rende straordinaria l'opera. I volti hanno il classico profilo greco, un profilo molto studiato per essere alquanto elegante. Poi i ricci di lobi sono raccolti i capelli, i piedi, che hanno una posa ben studiata perché c'è un equilibrio. Lui si appoggia a lei, amore si appoggia a psiche, c'è questo sostegno di questi due amori. E per quanto riguarda il marmo, Canova levigava il marmo con una... Levigava finemente il marmo fino a farlo diventare lucente, appunto, ovviamente la superficie liscia, e poi passava una cera rosata per dare l'effetto della carne umana, cioè per dare quel rosato proprio della carne d'onna dell'essere umano. Quindi, che dire, giocano tutte e due temi divini, uno sacro, cioè uno cristiano, l'altro no, però sono entrambi due capolavori, ed ecco di nuovo una situazione di parità. Siamo alla seconda fase di questi scontri. Allora, qui sarà, c'è tanto da dire, mi limiterò alle cose essenziali perché proprio ancora deve avvenire la lotta finale. Come si sa sempre, prima c'è il gancio, quello che ti butta a terra, poi ti riprendi. Allora, guardate il baldacchino di sinistra. Quello è il baldacchino di Gian Lorenzo Bernini. Forse a scuola ne abbiamo già parlato, però io lo riprendo. Perché? Perché si trova sotto la... Allora, si trova ovviamente a San Pietro, giusto? Basilica di San Pietro, Città del Vaticano. Ok, ma dove esattamente? Prima dell'altare abbiamo detto sì, ma è sopra la tomba di San Pietro. Quindi non è una posizione da poco. Ecco perché ho scelto questa foto dal basso, per farvi vedere esattamente quanto monumentale sia questa scultura. Sì, diciamo che è un monumento particolare, che unisce la scultura e l'architettura, però è Bernini, quindi ho deciso lo stesso, anche se non è un soggetto figurativo, non è una persona che riconoscete, comunque è grandioso. Questa è un'opera che è monumentale, realizzata per Papa Ottavo Barberini, che è il pontefice che lo ha spesso sostenuto, il suo committente principale, che ha riconosciuto la bravura dell'artista e lo ha reso tra l'altro famoso. La forma è quella proprio di un baldacchino, quello che si usa solitamente, viene portato, ecco, nel Medioevo veniva portato durante le processioni dei pontefici, io invece a voi lo associo di solito a quello che si trova sopra il letto della principessa nelle favole, ma in realtà era questo l'uso principale, un tendone che veniva portato durante le processioni e appunto stava sopra il sacerdote per proteggerlo dal sole, dalla pioggia. Ma guardate che cos'è questa struttura, quattro colonne tortili di bronzo, vi ricordo che è alto 29 metri questo monumento, e tortili perché formano una sorta di spirale, si avvolgono su se stessa. E sulla sommità hanno questa stoffa che è sempre fatta con il bronzo, poi ci sono angeli stuccati d'oro, e tutta la struttura è qualcosa di straordinario, perché ha la grandiosità che appunto deve avere un monumento che si trova a San Pietro, tra l'altro guardandola dal basso, sopra
sopra questo baldacchino c'è la cupola di Michelangelo, quindi nulla lì è casuale, nulla lì è secondario. La struttura è una fusione infatti di architettura, scultura e decorazione. Sopra, se guardate bene, al centro c'è la colomba, simbolo dello Spirito Santo, di nuovo gli strali, questi raggi rivestiti d'oro, tutto è decorato d'oro. Anche questo assume abbastanza importanza. Nella stoffa poi ci sono tanti dettagli, poi tutte le decorazioni delle colonne. Le colonne non sono lisce, oltre ad essere a spirale, sono anche tutte decorate da fogli, da angeli. E ci sono anche dei simboli delle api. Le api sono il simbolo della famiglia Barberini. Tutta la struttura è abbastanza teatrale, infatti sembra proprio di essere un elemento scenografico gigante. E questa è la caratteristica di Gianlorenzo Bernini, appunto, di essere esuberante. La parte superiore viene chiamata anche decorazione a dorso di delfino, le volute che si vengono a formare nella parte superiore. E in destra abbiamo Canova. Ho deciso di schierare due campioni, cioè come si dice, due pezzi massimi dalla parte sua, perché quello si trova a San Pietro, il simbolo della cristianità. Quindi ho schierato un'opera che abbia un valore politico oltre che storico, e politica la figura è storica anche di Napoleone Bonaparte. Canova lavora per realizza culture per Napoleone Bonaparte, come vedete rappresentato come Marte vincitore, e in basso la sorella Paolina Borghese, che invece viene rappresentata come Venere vincitrice, cioè entrambi vengono rappresentati come divinità, per dire appunto che sono potenti. Ovviamente il neoclassicismo tende alla bellezza e alla perfezione, quindi non sono esattamente così come li vediamo i soggetti, sono stati edulcorati, modificati, perfezionati per farli sembrare più belli. Lo stesso, soprattutto Napoleone, probabilmente anche più alta la statua, e ha il pomo della vittoria da una parte, il bastone del comando, rappresentato nudo come se fosse un Apollo. Infatti, vediamo molto una scultura che si chiama Apollo del Belvedere, l'Apollo del Belvedere, una delle sculture a quel momento molto famose. E qui notiamo proprio l'espressione, cioè l'equilibrio tipicamente classico del IV-V secolo a.C., il Doriforo. Ci sono tanti riferimenti in questa scultura di Napoleone, mentre in Paolina Borghese è rappresentata appunto simile come la Venere, questa posa sicura, con questo braccio appoggiato a questo triclinio. Tra l'altro le sculture che faceva Canova erano fatte per essere viste da 360 gradi, avevano molto spesso un basamento che le faceva ruotare su se stesse per guardarle da tutte le angolazioni. Non si vede, ma Paolina ha in mano una mela. Cosa vi ricorda? È la mela di Paride, te Calliste, alla più bella. Dove è andata a finire la mela? Da Venere è passata a Paolina Borghese. Ditemi se questo non è un tentativo di corruzione da parte dell'artista. No, si chiama in latino captatio benevolentiae, cioè fare il ruffiano. In questo caso, captatio benevolentiae significa attirare la benevolenza della divinità. In questo caso, invece, no, era dell'imperatore. E infatti era uno scultore molto famoso nelle corti. Ecco a voi uno scontro tra, alla scena proprio, siamo arrivati alla scena clou, uno scontro dei due capolavori di Bernini e di Canova. Capolavori come gli altri, ma sono più famosi, ecco perché diciamo sono veramente determinanti. E poi abbiamo due scene d'amore, nel primo caso un amore infelice, nel secondo è un amore che per fortuna finisce bene. Ma non facciamo spoiler. Allora, ripartiamo dalla prima, Apollo e Daphne. Vi leggo la storia. Dopo aver ucciso il serpente Pitone, Apollo andò a vantarsi della propria impresa con Cupido, sorridendo del fatto che egli non avesse mai compiuto geste eroiche. Cupido, misto di gelosia e indignazione, giurò presto vendetta. Decise pertanto di preparare due frecce, la prima appuntita e dorata, destinata a far nascere l'amore, e la seconda di piombo e spuntata, che faceva prosciugare l'amore. Cupido scoccò la freccia d'oro verso Apollo e quella di piombo verso la ninfa Daphne, figlia del dio fiume Peneo. Ne conseguì che appena Apollo vide Daphne se ne invaghì perdutamente. Daphne, tuttavia, appena vide il giovane dio, iniziò a fuggire impaurita per effetto della freccia di Cupido, che era di piombo. Apollo iniziò a inseguirla, ovviamente, ed era ovviamente più veloce della sventurata ninfa, Apollo più da sola.
che in procinto di essere ghermiglia, una volta giunta presso il fiume Peneo, rivolse la disperata preghiera al padre, chiedendo di essere trasformata in un'altra forma per sottrarsi alla passione non corrisposta del dio. La richiesta venne accolta e fu così che Peneo, per evitare che i due potessero ricongiungersi, trasformò Daphne in un bel albero d'alloro, che da quel momento diventò sacro ad Apollo. Questo episodio è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Allora, adesso parliamo del complesso di amore psiche. Intanto cerchiamo di raccontare la storia a grandi linee, e anche voi la ritrovate su internet molto facilmente. Allora, la leggenda dice che Psiche fosse una donna così bella che tutti quanti rimanevano ammaliati dalla sua bellezza, e questa storia viene narrata da Puleio nell'Asino d'Oro. E praticamente cosa succede? Che questa bellissima fanciulla non riesce a trovare il marito, ma è così bella che attrae tutti gli uomini dei paesi vicini. Allora tutti offrono sacrifici e addirittura il problema è che la chiamano Venere. Allora, Venere, come la dea della bellezza, è questo tanto questa voce comincia a girare che arriva all'orecchio di Venere. Venere non, è una dea, ma non era tanto buona, quindi questa cosa che un'altra donna poteva essere bella quanto lei la fece, come qualsiasi donna, invidiosa, e la fece diventare appunto invidiosa, ma allo stesso tempo decise di vendicarsi, no? E mandò suo figlio, il dio dell'amore, come vendetta, lo incaricò di far innamorare Psiche di un uomo che l'avrebbe rifiutata. In che modo? Avrebbe Cupido lanciato una freccia d'oro a Psiche e una freccia di piombo alla persona di cui si doveva innamorare. In questo modo per lei sarebbe stata una vita impossibile, diventa un amore irrealizzabile. E allora cosa succede? Che nel fare questa cosa, però, Cupido si punge alla gamba, si punge un piede, proprio piede, si innamora perdutamente della fanciulla. Intanto i genitori di Psiche consultano un oracolo, che gli dice appunto che la loro figlia dovrà essere vestita con degli abiti funebri, dovrà essere abbandonata su una collina, una cima brulla, ecco, su un'erta cima brulla. Non aspettarti un genero domana stirpenato, ma un feroce, terribile e malvagio drago alato che, volando per l'ira ogni cosa funesta, e col ferro e fuoco ogni essere molesta. Giove stesso lo teme, trema gli dèi di lui, orrore ne hanno i fiumi d'Averno e i regni bui. Cioè, gli dicono che praticamente avrebbe sposato un mostro. Ma tutto questo perché? Perché non poteva Amore, che si chiama anche Cupido, far capire a sua madre che si era innamorato proprio di Psiche, e quindi doveva praticamente celare questo suo amore. Allora, i genitori la portarono su questa rupe e lì venne lasciata sola. E arrivò Zefiro, il dio del vento, che con il suo aiuto la trasportò volando in un palazzo. Questo palazzo invece era straordinario, bellissimo, dove veniva continuamente servita e riverita da dei servi invisibili, un po' come la Bella e la Bestia, per capirci. E infatti la storia è molto simile, solo per la parte in cui lei non vede. Per il concetto che vede raramente lo sposo, anche se in questo caso non lo vede completamente, perché praticamente lei tutto il giorno rimane sola in questo palazzo e si incontra con Cupido, amore, Eros, si può chiamare in tre modi, la notte, lui viene solo la notte e lei e non può vederlo, perché in quella casa non c'era alcun modo di poterlo vedere, era tutto buio, era questa la sua maledizione. Però lei si sentiva tanto sola, allora un giorno chiede al suo marito se poteva avere la possibilità di vedere le sue sorelle. Almeno dice: sai, sono sempre sola in questo palazzo, mi annoio. E allora cosa succede? Che lui glielo consente: le sorelle vanno sulla cima della montagna, il vento le trasporta nel palazzo. Le sorelle, che vedono tutto quello spazio da brame invidiose, cominciano a dire alla sorella: sai, secondo me è bruttissimo, sarà un mostro, sarà un assassino, stai attenta perché non lo puoi vedere, ci deve essere un motivo, solite invidie femminili. E allora lei si fa convincere e queste sorelle, in un incontro successivo, le consegnano un pugnale e una candela, in maniera che lei, quando il marito dormiva,
accendeva la candela, vedeva se era un mostro lo uccideva, se non era un mostro niente. Cosa succede? Che Psiche lo fa, accende questa candela, però una goccia dell'olio bollente della candela sveglia amore. Intanto lei si era accorta di questo splendore, che erano queste ali tremolanti, questa carne perfetta, i riccioli d'oro, cioè immaginate una divinità della, un figlio del dio della bellezza, anche lui era bello praticamente, il dio della bellezza, va, potremmo dire così. E in quel momento, cosa succede? Che praticamente lui fugge e dice il testo: colpito il dio si risveglia, vista tradita la parola a lei affidata, d'improvviso si allontana in volo dai baci, dalle braccia della disperata sposa. Cioè, che praticamente lui l'aveva promesso, dice: tu avrai tutto quello che vuoi, però non devi mai vedermi, non devi mai scoprire chi sono. E una volta che aveva tradito questa promessa, lui decise di andarsene. Sì, che è straziata dal dolore, cosa succede? Tenta, dice, il suicidio, ma gli dèi lo impediscono, vaga per le città, alla ricerca del suo sposo, però come lo chiama? Amore, no? E quindi questa storia, secondo alcuni, arriva alle orecchie della dea, ma seguendo la storia, dice che tra i tanti tempi in cui si andrò, quindi tra i tanti tempi in cui fece i suoi voti, cioè andò a pregare le divinità per poterlo rivedere, c'era proprio quello di Venere. E questa, sentendo questa storia, si arrabbiò e allora, sperando di cioè, lei va lì sperando di pregare l'ira di Venere perché sapeva che aveva disonorato il nome del figlio. Allora Venere lo sottopone a diverse prove, vista così sembra buona Venere. Io dico invece che sembra quel mostro di suocera, perché sembra proprio vendicarsi con questa ragazza per tutto quello che le ha fatto. E le dà delle prove perché queste prove sono impossibili. Doveva separare dei semi di varia natura completamente da sola. Doveva raccogliere il vello, cioè la lana di pecore che erano degli arieti temibili. Doveva raccogliere l'acqua da una montagna altissima. Cioè, era tutto impossibile, se non fosse che lei venne aiutata da delle divinità. Delle divinità che nella prima prova si trasformarono in formichine, l'aiutarono nella separazione, nella seconda prova l'aiutarono praticamente le piante, in maniera che le pecore, passando a fianco a queste piante, raccogliessero la lana, e un'aquila andò a raccogliere, a riempire quest'odre d'acqua. Il problema fu l'ultima prova, la più decisiva, quella di andare da Proserpina a prendere questo vaso dell'eterna giovinezza. Il problema fu che il vaso non doveva essere aperto prima di uscire dall'inferno ed essere consegnato chiuso a Venere. Esatto, l'acqua della terza prova, l'ultima, era andare da Proserpina a bere gli inferi. Allora cosa succede? Che era riuscita a prendere questo vaso, però nella via del ritorno la tentazione, che si dice che è donna, la prese, perché insomma stava andando d'amore e tornava da lui. Un po' di giovinezza non faceva male, no? La solita curiosità è donna, e allora aprì questo vaso. Probabilmente non si sa se è la divinità che sotto forma di voce la convinse. Comunque aprì questo vaso e cadde in un sonno mortale. Questo sonno profondo. Allora arrivò il suo aiuto Eros, che la risveglia dopo aver rimesso a posto la nuvola soporifera uscita dall'ampolla, e va a domandare aiuto a suo padre. E questa è una delle ipotesi. Una cosa molto carina è immaginare che sia stata una. Che ci sia stato questo bacio con cui l'abbia risvegliata, no? Però questa è una leggenda, appunto, è una cosa aggiunta alla storia. E comunque quello che vediamo in realtà non è il momento del bacio, nello stato di Canova, di Antonio Canova, ma è il momento prima del bacio, perché stiamo parlando del neoclassicismo. Il neoclassicismo è quella corrente artistica che caratterizza proprio per l'annullamento dei sentimenti e delle passioni, devono essere rappresentati in maniera contenuta, equilibrata.
E quindi non c'è il bacio, ma c'è il momento prima, c'è questo abbraccio che crea due cerchi concentrici che concentrano anche la nostra attenzione sui due volti dei innamorati. Poi abbiamo due linee per quanto riguarda la composizione, una che sale dalla di sinistra e arriva fino al corpo, fino alla gamba in basso a destra, una curva, e una direzione opposta, creando quasi una sorta di X, una sorta di chiasmo proprio classico, però in maniera più morbida. Lei è svestita come una divinità, lui è già una divinità, quindi è totalmente nudo, ha questa faretra nella parte anteriore, cioè proprio si vede che ha le frecce, l'arco, le frecce, la faretra con le frecce. E poi questa scultura è stata fatta, come tutte le opere di Antonio Canova, per essere osservata a 360 gradi, quindi ruotando tutto intorno. Le ali sono ancora spiegate, quindi non c'è l'azione, ma non è ancora completamente compiuta. Guardate che sono belli i capelli, sono stati realizzati con molta attenzione. E la forma si dice che è aperta perché non è una scultura che è un unico blocco, un parallelepipedo, ma si apre lateralmente in varie direzioni. Le forme sono aggraziate perché sono eleganti, i gesti sono delicati, perché si sfiorano questi due personaggi. Anche lei, vedete, non è che proprio gli afferra la testa, ancora non ha neanche. Ha solo appoggiato le mani, così vale anche per lui, che sembra sfiorarla, non proprio trattenerla con forza. E la gamba di amore, una è appoggiata e l'altra invece distesa, danno proprio ancora questa sensazione di linee che permettono di occupare tutto lo spazio. Ultima grande sfida, se quelli di prima, le sculture di prima ancora non vi hanno convinto, io vi complico l'esistenza facendovi vedere quest'altro confronto ulteriore per concludere un po' in maniera proprio evidente, per rimarcare finalmente quali sono le differenze tra l'arte neoclassica e l'arte barocca. A sinistra abbiamo Gian Lorenzo Bernini con l'anima dannata e l'anima beata. Credo che sia ovvio capire qual è quella dannata e qual è quella beata, perché quella dannata si sta addannando, come si dice in alcuni dialetti, cioè si sta proprio disperando con questa bocca spalancata, sta urlando, è arrabbiato e ha questi capelli che si sono sollevati, si lasciano scompigliare dal vento. Invece l'altra, l'anima beata, è composta e serena, questo sguardo speranzoso verso il cielo. E mi fa vedere che Bernini sa esattamente quali sono le differenze tra le due emozioni, perché in fondo quello che noi facciamo con questi artisti non è altro che ripercorrere, oltre che delle bellissime storie, che siano religiose, che siano mitologiche, ma comunque storie di emozioni, storie di personaggi vi ricordo che nell'antica Grecia questi personaggi, le divinità, erano comunque come gli esseri umani, l'unica differenza è che non morivano, anzi avevano molti più vizi e si comportavano a volte peggio degli esseri umani. Comunque, questa figura invece a destra è un'opera di Antonio Canova. Antonio Canova, vi ricordo che con Bernini parliamo come principalmente di Roma, ma con Canova parliamo del Veneto. La sua bottega è nata a Possagno in provincia di Treviso, ancora oggi quel luogo dove lavorava oggi è diventato un museo, il Museo di Possagno, dove ci sono le bozze, i calchi di quello che realizzava. C'è sia la bozza, vi ricordo che prima veniva fatto un lavoro in argilla, poi veniva effettuata una copia su scala. E quelle ci sono proprio le copie a grandezza naturale da cui poi sono stati tratti tutti i pezzi più famosi in marmo. Cosa vuol dire? Che l'artista, che è Canova, realizzava una piccola scultura in argilla per vedere un po' com'era il risultato finale. Poi da questa venivano fatti dei rapporti di proporzione, cioè veniva ingrandita, un po' come quando usiamo la quadrettatura per disegnare, solamente che si usano degli strumenti appositi. E c'è questa, viene riportata, raddoppiata, triplicata, ovviamente molto di più, non so spesso la misura, fino a realizzare il blocco in gesso. Dopo il blocco in gesso si realizza il blocco in marmo, perché il blocco in gesso sarebbe proprio la brutta copia. Il blocco in marmo invece riporti le esatte misure, e quindi sui blocchi di gesso ci sono proprio i puntini che vengono fatti, perché riportare le misure si usa uno strumento molto simile a un compasso, e queste due, come il compasso, ha delle punte, le punte di ferro erano tutte e due i lati, e questi punti che loro facevano rimanevano incisi nel gesso,
E poi con questo sistema riportavano la misura sul blocco di marmo. Ovviamente le rifiniture, la parte più importante, tipo il viso, le espressioni, spettavano ad Antonio Canova. Quindi i suoi collaboratori cosa facevano? Sbozzavano la figura, cioè significa che di questa figura che noi vediamo, per esempio, creiamo una sorta di piramide. E poi pian piano cominciavano a creare la forma della testa, poi le braccia, ma arrivati ai capelli, gli occhi, il naso, i dettagli, le pieghe, interveniva Antonio Canova, che vi ricordo, lucidava tutta la superficie e passava questa cera rosata. Noi conosciamo la Maddalena Penitente, non so se vi ricordate Donatello, la Maddalena di Donatello, comunque la Maddalena, come segno di penitenza, era rimasta nel deserto per tantissimo tempo e quindi era sfinita, senza forze, assetata. E qui troviamo lo sfinimento, mentre un Donatello rovina tutta la carne, la scarnifica, proprio per vedere che non mangia, non beve, quindi c'è la decomposizione del corpo, anche se non è a livello di morte, però una sorta di degenerazione della superficie della pelle. Qui invece la pelle è ancora perfetta, però capiamo dalla posa, cioè dalla scelta di come alle spalle, queste spalle inclinate, la posa, l'inclinazione della testa, come si piega il busto, che è proprio estenuante, ormai non ce la fa più. E abbiamo anche qui un'emozione che è di forza morale, cioè non è totalmente abbandonata, non è disperata, però c'è questo sentimento sospeso, ecco. Il neoclassicismo lascia tutto in sospeso, però c'è tutta la bellezza della scultura classica, persino il teschio, per quanto sia un oggetto macabro, è stato realizzato con grande precisione e realismo ed è molto bello anche da guardare, anche il panneggio di questa veste, i capelli, tipici proprio del neoclassicismo, il bello ideale anche quando bisogna dare un messaggio triste o di disperazione. Avete deciso chi vi piace?